Buongiorno, mi presento, sono Pietro Greco, un giornalista scientifico e uno scrittore di libri di comunicazione della scienza. Siamo qui oggi proprio per parlare della comunicazione della scienza. Programma vastissimo, non basta né un'ora né alcune ore, occorrerebbero giorni e forse anni per parlare in maniera esaustiva della comunicazione della scienza, ma noi parleremo oggi di un sottoinsieme della comunicazione della scienza, la comunicazione della scienza al grande pubblico dei non esperti, perché questa comunicazione specifica della scienza ha avuto negli ultimi anni, negli ultimi lustri, una profonda evoluzione, è cambiato il suo, per così dire, statuto ontologico, nel senso che è diventata assolutamente coessenziale sia per lo sviluppo della scienza, sia per lo sviluppo della società nel suo complesso. Ma prima di iniziare vorrei salire sulle spalle di due giganti. E i due giganti sono due grandi scienziati del passato, Antoine Lavoisier, francese, chimico, padre della nomenclatura chimica, tra le altre cose, il quale diceva: attenzione, per quanto i fatti della scienza possano essere certi, e per quanto le idee che ci siamo formati di tali fatti possano essere giuste, possiamo trasmettere agli altri solo impressioni sbagliate se ci mancano le parole con cui esprimere tali idee in modo appropriato. Lavoisier ci dice: attenzione, bisogna scegliere le parole giuste per comunicare la scienza. Ma un altro grandissimo, il fisico Maxwell, inglese, padre dell'elettromagnetismo, della teoria dell'elettromagnetismo, diceva: sì, però attenzione, il rispetto della scienza, forse oggi è un po' meno vero in Italia almeno, ma in quel periodo, nella seconda parte dell'Ottocento, in Gran Bretagna e in Europa, era così, il rispetto della scienza è tanto grande che le opinioni più assurde possono diventare correnti, purché siano espresse in un linguaggio il cui suono ricordi qualche espressione scientifica ben nota. Attenzione, diceva, perché la ricerca, la retorica scientifica può nascondere dei contenuti, falsi. Ecco, e quindi la comunicazione della scienza, anche la comunicazione della scienza al grande pubblico, deve muoversi nel sottile passaggio definito da questi due grandi, da Lavoisier e da Maxwell, o se volete, la Scilla e il Cariddi della comunicazione della scienza. Attenzione a usare le parole giuste, ma attenzione a non nascondere contenuti falsi dietro parole falsamente attribuibili alla scienza, dietro un linguaggio apparentemente scientifico. Bene, la comunicazione della scienza non è una parte secondaria, non è una parte marginale della scienza, ma è coessenziale alla scienza. Questo è un disegnino molto semplice che ha proposto un fisico e anche un sociologo della scienza, John Zeman, in uno dei suoi primi lavori, uno dei suoi primi libri, pubblicato anche in italiano, ormai un quarto di secolo fa, che ci dice: attenzione, che cos'è la scienza? Bene, la scienza la possiamo rappresentare in maniera, con qualche disegno un po' elementare, ma il contenuto è più che giusto, in due diverse fasi. Una fase che potremmo definire privata, dove lo scienziato o gli scienziati, la comunità scientifica, osserva la natura, sperimenta sulla natura, insomma, si fa un'opinione sulla natura. Ma questa fase, per così dire, privata della scienza, in cui un singolo scienziato, ma oggi sempre più un'intera comunità di scienziati, non è sufficiente a fare scienza. Faccio due esempi. Il primo è il bosone di Higgs, la scoperta del bosone di Higgs resa nota nel 2012. Ebbene, la comunità scientifica del CERN, con alcune migliaia di persone, ha tenuto, tra virgolette, nascosto, prima di pubblicare i risultati delle rivelazioni, ha riflettuto per alcuni mesi. Bene,
Bene, per alcuni mesi quella comunità scientifica ha avuto i dati che dicevano il bosone di Higgs esiste, ma solo dopo un semestre lo hanno comunicato al resto della comunità scientifica e all'opinione pubblica in generale. Bene, in questi sei mesi eravamo nella fase privata della scienza, in un'osservazione fatta da un gruppo ristretto. Il bosone di Higgs è diventato patrimonio comune, è diventato scienza solo nel momento in cui è stato comunicato al resto della comunità dei fisici, al resto della comunità scientifica e a tutta l'opinione pubblica mondiale. Cioè solo dopo un secondo processo, un processo pubblico, il processo della comunicazione. Allora è chiaro che in questo schema molto semplice, spero non troppo semplicistico, della scienza, è chiaro che la comunicazione della scienza è coessenziale alla scienza stessa. Non c'è scienza senza comunicazione della scienza. Bene, qual è la comunicazione della scienza? Come si articola? Come si definisce? Non entriamo qui nei dettagli, ma abbiamo qui sulla colonna tre diverse modalità, tre mezzi, tre strumenti, tre possibilità di comunicare, per via scritta, per via orale e attraverso la via elettronica oggi. Poi abbiamo in queste due caselle una comunicazione formale e una comunicazione informale, la seconda colonna, che riguarda la comunicazione interna alla comunità scientifica. Quindi, per esempio, gli articoli sulle riviste scientifiche specializzate. Di questo non ci occuperemo. Ci occuperemo della seconda colonna, della terza colonna, quella in rosso, sulla estrema destra di voi che state guardando, perché è quella la comunicazione pubblica, che avviene in maniera scritta, sui giornali, per libri, in maniera orale o attraverso video rappresentazioni, in televisione per esempio, adesso sempre più su internet e così via, sulla rete, sui social addirittura. E sono i diversi canali. Bene, questa comunicazione pubblica della scienza, per un lungo periodo, che a grana grossa possiamo dire è il periodo che va dal 600, dalla creazione della nuova scienza galileana, fino alla seconda guerra mondiale, grosso modo, possiamo dire che quella colonna in rosso sull'estrema destra di voi che guardate non era coessenziale allo sviluppo della scienza. Quello che per le comunità scientifiche era importante era la comunicazione interna, strutturata in comunicazione formale, gli articoli sulle riviste scientifiche con peer review, o la comunicazione informale, per esempio le discussioni in laboratorio, al bar e così via. Bene, tutti questi tipi di comunicazione erano importanti per la scienza, per lo sviluppo della scienza stessa. Non ci credete? Faccio un esempio. Le discussioni al bar o addirittura in sala da pranzo. Bene, alla fine degli anni 20 è passata alla storia una conversazione in sala da pranzo tra Albert Einstein e Niels Bohr sui fondamenti della meccanica quantistica. Cosa succedeva? Che la mattina a colazione, nell'ambito di un congresso, prima che il congresso iniziasse, Albert Einstein scendeva nella sala colazione, incontrava gli altri fisici, in particolare si sedeva accanto a Niels Bohr, il suo amico avversario, e gli diceva: caro Bohr, la tua meccanica dei quanti, la tua interpretazione della meccanica dei quanti ha queste lacune. E nel corso della giornata Bohr ci pensava, ragionava, e la sera a cena rispondeva. E così l'indomani mattina Albert Einstein riproponeva nuovi quesiti e la sera Bohr rispondeva di nuovo. Ecco, queste sono conversazioni non formali, assolutamente non formali, ma che hanno inciso profondamente sullo sviluppo della meccanica quantistica e della fisica in generale, ed è una discussione non formale. E, per esempio, prendete le leggi di Mendel. Le leggi di Mendel, da questo monaco di Brno, furono elaborate appena dopo la metà dell'Ottocento, ma non furono note a tutti. Per circa 40 anni restarono sostanzialmente segrete.
E a quel punto, vi ricordate, abbiamo parlato di una fase privata. Beh, quella fase privata è durata 40 anni. Solo a partire dall'anno 1900, quando sono state riscoperte, le leggi di Mendel sono diventate scienza, perché sono state comunicate all'intera comunità scientifica e al grande pubblico. Sono solo due esempi di quanto la comunicazione della scienza interna alla comunità scientifica siano veramente importanti. Ma quello che è importante adesso, di cui vogliamo discutere, è la comunicazione pubblica della scienza. Ma perché ne dobbiamo discutere? Perché è diventata improvvisamente importante? Perché solo dopo la Seconda Guerra Mondiale? Bene, vi faccio vedere adesso questo grafico che individua una retta, la vedete, inizia dallo zero qui e poi prosegue e vedete questi pallini, queste sfere in realtà che si protendono verso l'alto, sia lungo l'asse delle X sia lungo l'asse delle Y si sviluppano in un certo modo, in un modo quasi lineare. E io lo chiamo la retta della conoscenza, o se volete la retta dei paesi che fondano il proprio sviluppo sulla conoscenza, in particolare sulla conoscenza scientifica. E qui in basso, sulla estrema sinistra, per voi che guardate, ci sono i paesi che investono un po' di meno nella scienza, anzi molto meno. Mentre via via che andiamo verso destra e saliamo verso l'alto, troviamo i paesi che investono sempre di più nella scienza. Ecco, per esempio, la sfera, il pallino più grande, è quello degli Stati Uniti, che investe ogni anno più di 500 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo e tecnologico. Al secondo posto, un po' più in basso, ma abbastanza grande, c'è la Cina, che negli ultimi 20 anni è diventata anch'essa una superpotenza scientifica e investe circa 350 miliardi di dollari l'anno. E poi ci sono tutta una serie di altri paesi. I colori individuano i continenti, quindi in questo arancione scuro trovate la Corea del Sud, il Giappone, la Cina, appunto l'India. Il colore blu riguarda il Nord America, trovate il Canada, ma soprattutto gli Stati Uniti, e invece quel marrone individua l'Europa, e vedete che l'Europa non ha grandissime sfere, non ha grandissimi pallini, tranne forse quello della Germania, che investe oltre 100 miliardi di dollari l'anno in ricerca scientifica e tecnologica, e poi trovate la Francia, la Svizzera, l'Austria, e poi un po' più in basso, molto più in basso per la verità, trovate l'Italia. E cosa significa? Che l'Europa nel suo complesso una volta aveva il monopolio assoluto della ricerca scientifica, una volta significa all'incirca 100 anni fa, diciamo prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, aveva il monopolio pressoché assoluto. E adesso invece è terza dopo gli Stati Uniti, dopo la Cina, e c'è l'Europa nel suo complesso, ma l'Europa è frammentata e quindi lì vediamo la frammentazione. Perché propongo questo grafico, che può sembrare diciamo, un po' economicista, diciamo, di spese per la ricerca e sviluppo? Intanto per dire due cose. La spesa complessiva del mondo in ricerca scientifica e tecnologica supera ormai i 2.000 miliardi di dollari l'anno, ed è una cifra notevole, è circa il 2% della ricchezza prodotta ogni anno nel mondo, è una cifra, come dire, macroeconomica. E secondo, come vi dicevo, l'Europa, che aveva il monopolio degli investimenti solo 100 anni fa, adesso è terza e frammentata tra grandi giganti, tra grandi vasi di ferro, diremmo con una metafora. E quindi l'Europa fatica un po', certamente fatica moltissimo l'Italia e la sua economia ne risente, ma non siamo qui per parlare di questo quando di comunicazione della scienza. Cosa ha a che fare questa visione con la comunicazione della scienza? Beh, perché questo grafico e la somma degli investimenti del mondo in ricerca scientifica ci dicono che la scienza ha cambiato il suo ruolo nella società rispetto ad un passato più o meno recente. Oggi è sempre più il motore primo dell'innovazione, di idee e di tecnologia. È il motore primo dell'economia
e tutti questi stati, soprattutto quelli che stanno sulla destra, sono quelli che credono di più nella scienza come motore dell'economia. Ma se è un motore dell'economia, è anche un motore della dinamica sociale, il motore primo che fa muovere la società. Quindi la scienza ha assunto un ruolo primario nella società, non solo perché produce conoscenze, quindi ha un valore per la conoscenza che produce, un valore in sé enorme, incalcolabile, ma anche un valore pratico, perché appunto è il motore dell'economia e della società. E infatti definiamo la nostra società della conoscenza, in particolare della conoscenza scientifica, ma non solo della conoscenza scientifica. Ora vorrei sottoporre alla vostra attenzione questo bene, questa parola, questo concetto, la conoscenza. Una società, un'economia fondata sulla conoscenza. Beh, è un'economia molto particolare, perché la conoscenza è un bene molto particolare. E per esempio i sociologi ci dicono, attenzione, che la conoscenza è un bene diverso dal pane. Perché? Perché il pane è un bene rivale. È un bene rivale in quanto se io lo uso impedisco a un altro di utilizzarlo. Non possiamo mangiare insieme lo stesso pane. Detta in altro modo, se andiamo dal negoziante e c'è l'ultimo pezzo di pane a disposizione e io arrivo prima di uno di voi, ecco, io prendo il pane e voi rimanete a digiuno. Perché? Perché il pane è un bene rivale e agisce poi sul mercato secondo le regole che, note dell'economia di mercato. Bene, l'aria invece che bene? Beh, l'aria è un bene non rivale, almeno entro certi limiti. Perché? Perché se io respiro, come sto facendo in questo momento, non impedisco a voi di fare altrettanto, di respirare. Io e voi possiamo respirare in contemporanea, anche in una stanza confinata, almeno fino a un certo punto. E quindi l'aria è un bene non rivale. E infatti non ha un valore di mercato l'aria, almeno non ha un valore di mercato nell'economia classica. In realtà oggi con i cambiamenti climatici vediamo che anche l'aria ha un peso sull'economia, ma questo ci porterebbe lontano. E la conoscenza ha qualche differenza rispetto al pane e all'aria? Beh, certo. Vedete, se io respiro l'aria e voi respirate l'aria come facciamo continuamente, ebbene, a grana grossa possiamo dire che l'aria che respiriamo non si consuma, o meglio, si consuma talmente poco che è come se non si consumasse. Ebbene, l'aria, l'ossigeno in particolare. Ma la conoscenza è molto diversa dall'aria. Se io mi metto a studiare, o come facciamo adesso, stiamo insomma analizzando una situazione, e voi studiate quella stessa situazione, non solo io non impedisco a voi di studiare, ma se studiamo insieme la stessa situazione e poi comunichiamo, e vedete la conoscenza di tutti, la conoscenza complessiva e la conoscenza di ciascuno di noi tende ad aumentare. Quindi io più utilizzo la conoscenza e più la conoscenza cresce. Se utilizzo il pane diminuisce e si azzera. Se utilizzo l'aria resta sostanzialmente costante. Se utilizzo la conoscenza cresce. Quindi la conoscenza è un bene più che non rivale. E quindi vivere nella società della conoscenza impone una riflessione profonda sul valore dei beni fondati sulla conoscenza, ma impone una riflessione profonda anche su quella comunicazione senza la quale la conoscenza non potrebbe essere trasmessa e non potrebbe neppure svilupparsi. Quindi la comunicazione è un canale, una modalità, una dimensione coessenziale allo sviluppo della conoscenza. Bene, viviamo in questa società della conoscenza. E ancora una volta, cosa c'entra la comunicazione pubblica della scienza con lo sviluppo della scienza? Bene, il motivo c'è. Fino alla Seconda Guerra Mondiale, a grana grossa, ovviamente la storia non si taglia mai con l'accetta, ma insomma è sempre molto molto complesso il suo sviluppo, ma tagliandolo appunto con l'accetta, possiamo dire che fino alla Seconda Guerra Mondiale
la gran parte delle decisioni rilevanti per lo sviluppo della scienza veniva presa all'interno delle comunità scientifiche. Ecco perché era rilevante solo la comunicazione interna. Perché? Beh, perché gli stati sovvenzionavano la scienza con poche risorse, si comportavano essenzialmente da mecenati, non chiedevano, almeno non immediatamente, una ricaduta alla scienza. Gli investimenti erano relativamente pochi, erano pochi decimi di percentuale rispetto al prodotto interno lordo di un paese. Oggi abbiamo detto addirittura il 2% della ricchezza mondiale viene investito in scienza. Perché? Proprio perché siamo entrati nella società della conoscenza. Proprio perché la nostra economia, la nostra società si basa sempre più sulla conoscenza. E questo ha cambiato un po' le carte in tavola. Le mura di quella torre d'avorio in cui la comunità scientifica è vissuta felicemente, sapendo di vivere in una torre d'avorio, per circa 100-150 anni, diciamo dall'inizio dell'Ottocento fino alla Seconda Guerra Mondiale, sono cadute. Perché sono cadute? Perché prima, appunto, le decisioni importanti venivano prese all'interno della torre d'avorio da comunità culturalmente omogenee, e adesso le decisioni, anche le decisioni in merito allo sviluppo della scienza, vengono prese in compartecipazione tra diversi attori sociali. Ovviamente la comunità scientifica stessa, ma anche all'interno di un quadrilatero i cui altri tre vertici sono costituiti dagli stati, nelle loro diverse articolazioni, dalle imprese. I due terzi degli investimenti mondiali in ricerca e sviluppo sono opera di imprese private, quindi le imprese hanno un ruolo molto molto importante. E infine, ultima ma assolutamente non ultima, dalla società nel suo complesso, da tutti noi, che scienziati non siamo, almeno io non sono uno scienziato, però ogni tanto compartecipo a delle scelte a carattere scientifico. Quindi la società, da almeno 5, 6, 7 decenni a questa parte, compartecipa sempre più allo sviluppo della scienza, così gli stati e così le imprese. Ma allora è chiaro che cosa è cambiato. Se prima la comunicazione pubblica della scienza, la comunicazione al pubblico dei non esperti, non aveva un impatto immediato, magari nel medio-lungo periodo sì, ma non immediato, sullo sviluppo della scienza stessa, beh, adesso in qualche modo la società, noi tutti non esperti, in qualche modo interveniamo nella scienza, talvolta in modo netto, chiaro, plateale. In Svizzera si sono tenuti 6 referendum in cui tutta la popolazione adulta è stata chiamata a esprimere con un voto sì o no alla possibilità di sviluppare le cosiddette biotecnologie verdi in Svizzera. E quindi un intero comparto della scienza è stato messo in discussione e a decidere era l'intera società svizzera. E così via, si potrebbero fare tanti esempi. Quindi la società interviene nello sviluppo della scienza e quindi è chiaro che la comunicazione al grande pubblico della scienza assume un ruolo assolutamente rilevante, anzi un doppio ruolo assolutamente rilevante. E qual è questo ruolo? Beh, si è trasformata da orpello, da qualcosa di importante da un punto di vista culturale, della diffusione della cultura di massa, fino alla Seconda Guerra Mondiale, in una necessità. Oggi è necessario comunicare la scienza al grande pubblico, proprio perché il grande pubblico dice la sua in qualche modo, talvolta in maniera forte, come in Svizzera nel caso dei referendum, talvolta in maniera un po' più indiretta, sullo sviluppo della scienza. E allora è chiaro che se gli scienziati vogliono continuare a fare il loro lavoro di scienziati, devono comunicare anche con il grande pubblico. Poi vedremo, non solo con il grande pubblico, devono comunicare con lo Stato nelle sue articolazioni, con le imprese nelle loro articolazioni e così via. Quindi gli scienziati oggi hanno la necessità di comunicare con pubblici, diversi pubblici, di non esperti. Lo vogliano o no, è una necessità che non dipende dalla loro volontà, ma è una necessità, per così dire, oggettiva.
se gli scienziati vogliono i finanziamenti devono convincere gli stati oppure le organizzazioni sovranazionali come l'Unione Europea a dargli i soldi, devono convincere i cittadini che un certo tipo di ricerca è desiderabile e non affatto indesiderabile e così via. Ma è una necessità la comunicazione pubblica della scienza anche e soprattutto per noi cittadini non esperti, perché viviamo appunto in una società della conoscenza, vogliamo dire la nostra e quindi abbiamo bisogno di comunicazione della scienza, perché se la comunicazione non c'è, allora si interrompe quel processo e si crea una frattura che è molto molto dolorosa sia per la scienza sia per la società. Se la comunicazione della scienza è insufficiente, non è corretta, tra virgolette, qualsiasi cosa voglia significare questo termine, allora abbiamo che, come dire, fluttuazioni di tipo, come dire, non perfettamente correlato alla realtà, un certo tipo di retorica antiscientifica si impone. Il vento della demagogia soffia forte se non c'è una buona informazione, se invece c'è una buona informazione, quella strada stretta e difficile della compartecipazione dei non esperti a scelte che riguardano la scienza, che poi sono scelte che riguardano l'intera società, allora diventa possibile. Quindi è chiaro che la comunicazione della scienza oggi è un elemento coessenziale non solo allo sviluppo della scienza, ma allo sviluppo democratico della società, allo sviluppo ordinato della società, allo sviluppo non demagogico della società. E quindi ci troviamo di fronte a una necessità, ripeto, una necessità per gli scienziati, perché è una componente essenziale del loro lavoro ed è una componente della dinamica democratica e sociale, quindi è una necessità per tutti noi, perché la scienza informa di sé la nostra vita individuale e la nostra vita collettiva. Faccio un esempio, diciamo, alcuni eclatanti, no? Il caso Stamina, forse voi lo conoscete, siamo stati di fronte a un esempio di cattiva scienza in cui il vento della demagogia ha soffiato forte e ci sono stati dei frutti non desiderabili in quella vicenda. Perché? Perché è stata fatta una cattiva comunicazione della scienza. E così via, oggi il tema dei vaccini è ancora sul tappeto, ma anche in questo caso emerge per tutti la necessità di avere una buona comunicazione della scienza, perché tutti noi ci rapportiamo nei confronti del problema vaccinazione. Bene, questo ci dice che la comunicazione della scienza è qualcosa di importante, di necessario, ma qual è il modello della comunicazione della scienza? Cos'è la comunicazione della scienza al grande pubblico? Come la possiamo considerare? Bene, questa domanda se la posero alcuni sociologi interessati allo sviluppo della scienza e della tecnologia già negli anni 70 del secolo scorso. Ed elaborarono un modello che è stato chiamato del Public Understanding of Science, della comprensione pubblica della scienza. E alla base di questo movimento ideale e poi anche reale del Public Understanding of Science c'era un'idea che io ho modellizzato con una metafora, diciamo in una metafora, il modello del Rio delle Amazzoni. Cosa fa il Rio delle Amazzoni? Beh, il Rio delle Amazzoni è un fiume molto particolare. Intanto, come tutti i fiumi, o come quasi tutti i fiumi, attinge le sue acque pure e pulite dalle grandi vette andine, dai grandi ghiacciai puliti, belli, puri, delle Ande. E poi queste acque scendono verso valle, entrano nella foresta amazzonica, ricevono affluenti, piante, animali, si sporcano, cioè il fiume entra a contatto con la società, il fiume della conoscenza, e comincia a sporcarsi.
Ma infine questo fiume di conoscenza arriva nell'oceano. Ora, il Rio delle Amazzoni è un fiume che ha la maggiore portata al mondo, ha una portata d'acqua davvero enorme, tanto che penetra nell'oceano Atlantico per molte centinaia di chilometri, per 2, 3, 400 chilometri, non perdendo del tutto la sua dolcezza, la dolcezza delle sue acque. Solo dopo 300-400 chilometri si arrende e le sue acque si confondono completamente con quello dell'oceano. In questa metafora abbiamo che il fiume della conoscenza, una volta pura, poi sporca, entra nell'oceano dell'ignoranza, modifica un po' questo oceano grande, ma alla fine si deve arrendere. E cosa significa nel quadro del Public Understanding of Science? Significa che l'oceano dell'ignoranza della società è così grande che o tu hai un fiume che ha una portata d'acqua paragonabile, lo stesso ordine di grandezza di quello dell'oceano, oppure alla fine ogni tua azione di comunicazione è destinata più o meno a essere sconfitta. Quindi c'è bisogno di un agenda setting per avere una comunicazione della scienza efficace molto molto elevata nel quadro del modello del Public Understanding of Science. Noi non ce l'abbiamo, insomma, gli scienziati e noi che facciamo comunicazione della scienza non abbiamo questa agenda setting, questa portata del fiume di comunicazione. Ma in realtà il fatto è anche più complesso, perché non sempre il portato di comunicazione che arriva a un soggetto ottiene gli stessi risultati che ottiene con un altro soggetto. Dipende, ci sono molte altre variabili in gioco. E poi il Public Understanding of Science faceva un grande errore fondamentale, quello di immaginare che il grande pubblico fosse appunto un oceano indistinto, una massa d'acqua indistinta, indifferenziata, salina, che poteva essere dolcificata appunto portando la comunicazione. Cioè bastava che dall'alto qualcuno che sapesse portasse la conoscenza in questo oceano dell'ignoranza e poteva modificare il pensiero e anche il comportamento delle persone non esperte. Immaginando che queste persone non esperte si agissero tutte nello stesso modo, avessero tutti lo stesso tipo di ignoranza. In realtà non è così. La nostra società è molto molto più articolata, non esiste un solo gruppo sociale indistinto, esistono tanti e tanti gruppi sociali. Per esempio, rispetto alla scienza, le stesse comunità scientifiche sono molto differenziate. Se un fisico delle alte energie parla di un bosone di Higgs a un ecologo o a un etologo che si occupa del comportamento animale, beh, la capacità di comunicare non è altissima, perché l'etologo sa poco di fisica delle alte energie e viceversa, un fisico delle alte energie sa poco di come si comportano gli scimpanzé. E quindi persino uno scienziato rappresenta in qualche modo una persona non esperta nei confronti di un collega che si occupa di altre cose. Quindi c'è un'articolazione interna anche alla comunità scientifica, ma nella società ce ne sono molte e molte altre. I gruppi sociali che per conoscenza o per legittimi interessi sono differenziati sono talmente tanti. Quindi una metafora probabilmente meno sbagliata è quella di pensare al grande pubblico come a Venezia. Venezia cos'è? È un grande arcipelago di isole in cui ciascuna isola è connessa ad altre isole attraverso dei ponti. Ogni isola è connessa a un'altra isola con più ponti. E poi ogni ponte a Venezia è diverso dall'altro. Questa è la straordinaria bellezza di questa città. Ogni ponte è diverso dall'altro. Non solo. Ma non ci sono, almeno a mia conoscenza, ponti a senso unico, ponti in cui si può passare solo da una parte all'altra e non viceversa. Sono punti in cui il senso è biunivoco, cioè si può passare in entrambi i sensi. E questo, nella nostra metafora della comunicazione della scienza, significa che, a differenza del modello del Rio delle Amazzoni, a parlare non sono solo gli esperti che devono coprire
l'ignoranza del vasto pubblico, ma c'è un dialogo tra diversi, ovviamente tra persone che hanno conoscenze diverse, ma è un dialogo tra il pubblico dei non esperti e il pubblico degli esperti, che a sua volta cambia in continuazione a seconda delle situazioni in cui si trova. E questa metafora dei ponti ci dice che la comunicazione della scienza al grande pubblico è qualcosa di molto più complesso, molto più articolato di quando non ritenevano i fondatori, i fautori del Public Understanding of Science, ma è un sistema complesso costituito da un numero enorme di elementi che hanno una relazione, relazioni enormi, e questo rende assolutamente complesso la comunicazione della scienza. In genere nei sistemi complessi si possono spiegare i comportamenti e l'evoluzione dei sistemi complessi quasi sempre solo a posteriori, è difficile prevederne l'evoluzione proprio a causa della sua specificità, della sua complessità. Quindi significa che gli effetti della comunicazione della scienza non sono deterministicamente univoci. Non è che se non esiste la pallottola d'argento nella comunicazione della scienza. Esiste una serie di strumenti da utilizzare che devono essere utilizzati avendo in mente che si va avanti solo per prova ed errore. Proviamo questo e vediamo che cosa otteniamo. Proviamo quest'altro e vediamo che cosa otteniamo. Avendo chiaro che tutto dipende dai pubblici, dall'isola su cui io costruisco il ponte, tra le due isole su cui costruisco il ponte. Faccio un esempio. Se a dialogare fra loro sono due matematici, è chiaro che la comunicazione può essere molto formalizzata. E infatti loro comunicano fra di loro soprattutto, ma non solo, per formule. Ma se un matematico vuole comunicare con me, che matematico non sono, non deve utilizzare le formule. Mi deve far capire prima i concetti, mi deve far entrare prima nella dimensione concettuale della matematica. La formula viene solo in ultimo, quindi la comunicazione è molto più ha bisogno di una retorica completamente diversa. E così, quindi molto dipende dalla comunicazione tra chi comunica e chi è dall'altra parte e a sua volta poi cerca di dialogare. E faccio ancora un esempio, non so se vi ricordate le fotografie straordinarie di Oliviero Toscano, il grande fotografo che negli anni '80 fotografò un malato di AIDS che stava sul letto di morte, lo fotografò come uno di quei Cristi visto dal piedi delle arti figurative rinascimentali e con una famiglia dolente, esprimendo il fatto che in quegli anni chi si ammalava di AIDS era condannato in brevissimo tempo a morire. Ebbene, quel tipo di fotografie ebbe un impatto sul grande pubblico molto più degli articoli scientifici di Robert Gallo, di Luc Montagnier, alcuni tra i pionieri dello studio dell'AIDS. Oliviero Toscani non era né un medico né uno scienziato, anzi non ne sapeva nulla né di medicina né di nel metodo scientifico, era un fotografo non esperto che parlava ad altri non esperti, a noi che guardavamo quelle fotografie, e aveva però dei risultati, contribuiva a costruire il nostro immaginario intorno all'AIDS e addirittura in maniera più potente di quanto non avessero fatto gli scienziati che l'AIDS lo studiavano, Montagnier e Gallo e tanti altri. Questo significa che la comunicazione della scienza avviene tra diversi interlocutori, tra chi sa e chi non sa, tra chi sa e chi sa, tra chi non sa e chi non sa, e tutto contribuisce in maniera difficilmente prevedibile a priori a costruire il nostro immaginario, la nostra percezione della scienza e dei suoi singoli fatti. Bene, questo è estremamente importante perché se io voglio costruire una società democratica della conoscenza, devo tener conto di come si fa la comunicazione della scienza e di quali effetti io posso ragionevolmente pensare di ottenere. E tuttavia, prima di entrare nell'ultimo capitolo, nel quale cercheremo di capire ma perché
stiamo a parlare di comunicazione pubblica della scienza, fatemi dire però che esiste una specificità, una particolare difficoltà nella comunicazione della scienza. Qui uso una formula. Stephen Hawking diceva che il suo editore gli diceva a sua volta che per ogni formula che lui voleva utilizzare nel libro avrebbe perso 10.000 lettori. Ora voi non siete in 10.000 e quindi non ho non ho da temere questo. Però insomma questa formula ci aiuta a capire, è una metafora più che una formula. Questa è una formula che ricalca in qualche modo il principio di indeterminazione della meccanica quantistica scoperto da Werner Heisenberg. Cosa diceva questo principio della meccanica quantistica in parole estremamente rozze? Che quando io vado ad indagare il mondo alle dimensioni degli atomi o addirittura subatomiche, degli oggetti quantistici, e lì succede qualcosa di particolare. Non posso avere una conoscenza assoluta. Per esempio, se io voglio misurare la velocità e la posizione di un elettrone, devo tener conto del fatto che se io misuro con la maggiore precisione possibile la velocità dell'elettrone, quindi a quanto va all'ora e in che direzione si sta dirigendo, perdo necessariamente informazione su dove sta. E viceversa, se io voglio misurare, se cerco di misurare con assoluta precisione dove sta la posizione dell'elettrone, perdo informazione sulla sua velocità. Questo è intrinseco alla natura degli oggetti quantistici. Quindi il rapporto il prodotto dell'errore che io commetto nella misura della velocità e nella misura della posizione è sempre maggiore o uguale ad una certa costante. Bene, utilizziamo questo grande principio di indeterminazione della meccanica quantistica, è possibile applicarla alla comunicazione della scienza. Se invece di posizione e velocità parliamo di rigore e comunicabilità, e allora io certamente quando comunico scienza sempre commetto un errore in termini di rigore. Per esempio, ho commesso qualche errore in termini di rigore quando vi ho presentato il principio di indeterminazione di Heisenberg. Quindi io commetto un errore sul rigore. Poi commetto anche un errore di comunicabilità. Se io avessi raccontato il principio di indeterminazione di Heisenberg solo attraverso la formula, senza ulteriori parole, la gran parte di voi che non ha studiato meccanica quantistica non avrebbe compreso. E quindi si commette un errore di comunicabilità. Ebbene, questi due errori non possono mai essere annullati. Non c'è mai una comunicazione che non commette in assoluto alcun errore in termini di rigore e di comunicabilità. Si commettono sempre degli errori. E il prodotto fra questi due errori è sempre maggiore o uguale ad una costante, a un K. Cosa significa questo? Che se io voglio aumentare il tasso di rigore della mia comunicazione, inevitabilmente perdo in comunicabilità. Faccio un esempio, appunto, l'esempio del fisico quantistico, vuole aumentare il rigore, quindi viene qui un fisico quantistico e vi parla di meccanica quantistica soprattutto per formule, e tutti coloro che fisici non sono, non capiscono. Quindi aumentando il tasso di rigore si perde in capacità di comunicazione, si esclude tutta una serie di pubblici. Ovviamente, se, come ho fatto io, cerco di aumentare il tasso di comunicabilità, quindi cerco di dare un po' a tutti, anche ai non esperti, una qualche vaga infarinatura intorno al principio di Heisenberg, allora perdo inevitabilmente in termini di rigore. Quindi ecco un principio a cui la comunicazione e la scienza deve attenersi. Ben sapendo che non sarà mai, non otterrà mai una verità assoluta, che commetterà sempre una certa quantità in termini di errore, in termini di rigore e di comunicabilità, e allora dipende molto dai pubblici a cui applico questa equazione, questa disuguaglianza. Se a parlare fra loro sono due fisici quantistici, e allora il parlare per formule prevede che il K sia abbastanza piccolo, perché riescono a comunicare bene fra loro. Quindi piccolo errore sul rigore, piccolo errore sulla comunicabilità.
Se il fisico quantistico pretende di parlare per forum pubblici di non esperti, il rigore resta, ma aumenta l'errore sulla comunicabilità. Se, come ho fatto io, cerco di essere più comunicativo, perdo in termini di rigore, se è possibile trovare qualcuno che non ha la minima idea di cosa sia il principio di indeterminazione di Heisenberg e ne parla comunque, commette un grande errore sia in termini di rigore sia in termini di comunicabilità, perché non si fa capire. E quindi è chiaro che si può agire su quel K, dipende dai pubblici. Il valore di quel K dipende sia da chi parla sia da chi ascolta, e che il segreto in qualche modo della buona comunicazione della scienza è quella di trovare il K minimo per ogni pubblico. Se vogliamo ritornare al ponte, ai ponti di Venezia della nostra metafora, significa che per ogni ponte, per prova ed errore, una buona comunicazione della scienza è quello che trova il K minimo, il miglior equilibrio tra rigore e comunicabilità. Questo è il grande segreto, o piccolo grande segreto, della comunicazione della scienza. Non c'è purtroppo un algoritmo, io applicando il quale ottengo, come dire, il miglior valore di K ponte per ponte, ma bisogna procedere per prova ed errore, sapendo che è possibile trovare, minimizzare il K, ma non ce l'ho, non lo conosco a priori. Quindi è questo il grande compito di chi comunica la scienza, trovare il modo migliore, caso per caso, per comunicarla, la scienza. Ma, quindi, possiamo riassumere il tutto dicendo che il problema del linguaggio, della comunicazione della scienza, è il problema del K minimo. O se volete, trovare quella strettoia tra le parole necessarie, come diceva Lavoisier, e le parole ingannatrici, come diceva Maxwell. Ogni ponte ha un suo K. Allora, il segreto della comunicazione della scienza è trovare il K minimo, la migliore comunicazione della scienza possibile, su ogni gruppo, sulla comunicazione che avviene tra i vari gruppi che comunicano scienza. Ma perché è importante? Perché potrebbe essere solo un gioco accademico, se volete un gioco che riguarda chi come me si occupa di giornalismo scientifico, chi come gli scienziati che amano la divulgazione e così via. No, questo di cui abbiamo parlato, abbiamo detto all'inizio, è coessenziale alla democrazia, non solo allo sviluppo della scienza, che già di per sé sarebbe importante, ma allo sviluppo della democrazia. Perché? Perché nella società della conoscenza sono emerse domande di nuovi diritti di cittadinanza, diritti di cittadinanza scientifica. Cioè, noi abbiamo il diritto dovere di dire la nostra, anche se siamo non esperti, su alcune questioni che hanno implicazioni di tipo scientifico. Questo non significa che dobbiamo decidere a maggioranza se la velocità della luce è meno e minore o superiore a 300.000 km al secondo, quello è un fatto incontestabile, ma vogliamo dire la nostra se bisogna spendere di più sulla medicina personalizzata piuttosto che sulla prevenzione, vogliamo dire di più sul come utilizzare le varie proposte che la medicina o l'ingegneria ci offre, vogliamo dire la nostra sul futuro della nostra terra, sui cambiamenti climatici, sull'inceneritore vicino casa nostra, su tante e tante cose. Ebbene, questa domanda di nuovi diritti di cittadinanza è un'emergenza che non costituisce in assoluto una novità. Ogni volta che le società cambiano, e cambiano anche le domande di diritti. Faccio degli esempi, ancora una volta tagliando la storia con l'accetta. Quando nel Settecento, proprio grazie allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, si inaugurò un processo che portò alla crisi delle società feudali e alla creazione di una nuova società, di nuove società molto più dinamiche anche da un punto di vista economico, nacque l'esigenza nacque la domanda di diritti di cittadinanza civile. Dicevano i francesi della rivoluzione e vogliamo tutti essere tutti uguali di fronte alla legge, così anche gli americani che si ribellarono al dominio
in inglese, vogliamo essere tutti uguali di fronte alla legge. Quella domanda non fu immediatamente soddisfatta, infatti ci furono necessarie delle rivoluzioni, ma esprimeva una società in cambiamento. Nell'Ottocento, in piena rivoluzione industriale, emerse un'altra domanda di diritti di cittadinanza, la domanda di diritti di cittadinanza sociale. Non basta essere astrattamente uguali di fronte alla legge. Tutti noi vogliamo dire la nostra su come si fanno le leggi, su quali leggi dobbiamo avere. Dire la nostra significa votare per un Parlamento o essere votati per andare in Parlamento a farle le leggi. E quindi nacquero per l'appunto le democrazie, i parlamenti, nacquero anche poi altre espressioni di democrazia sociale come i sindacati, i partiti e così via. E questo per soddisfare una domanda emergente di diritti di cittadinanza politica. Nel Novecento, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, divenne chiaro che non basta avere, soddisfare in maniera più o meno completa i diritti di cittadinanza civile e politica, ma occorre soddisfare anche i diritti di cittadinanza sociale. Perché se io ho la pancia vuota, se io non ho un minimo di reddito, non posso concorrere né a fare le leggi né a essere effettivamente uguale agli altri di fronte alla legge. Quindi io ho diritto ad alcuni diritti minimi. E questi, quali sono questi diritti? Beh, innanzitutto a sopravvivere, a vivere, quindi avere cibo a sufficienza, acqua a sufficienza. Le Nazioni Unite ci dicono che abbiamo bisogno di almeno 50 litri di acqua pulita al giorno per soddisfare le nostre esigenze di uomini con un portatore della dignità umana, ce lo dicono oggi. Quindi il diritto alla sanità, il diritto alla salute, è un diritto universale dell'uomo, è stato riconosciuto, e infine anche il diritto all'istruzione, perché si stava capendo che è proprio la conoscenza, l'istruzione, che qualifica la condizione umana nella società. Ebbene, in questa nuova fase, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui la conoscenza è diventato il fattore importante, il motore primo dello sviluppo economico, stanno emergendo questa nuova domanda di diritti di cittadinanza scientifica. Vogliamo compartecipare alle scelte che riguardano anche la costruzione delle nuove conoscenze scientifiche e la loro applicazione, l'innovazione tecnologica. Queste non entreremo nei dettagli, i nuovi diritti di cittadinanza scientifica si esplicano in almeno 5 diverse dimensioni, quindi ho portate 4, ma poi ne aggiungerà una quinta. La prima è la dimensione culturale. Io ho diritto a sapere, io ho diritto all'accesso alla conoscenza, all'informazione. Bene, questo diritto all'accesso all'informazione, per quanto riguarda l'informazione ambientale, è stato sancito da una convenzione internazionale delle Nazioni Unite, la Convenzione di Aarhus, al nome di una città danese, dove è stata formalizzata. Bene, questa convenzione, che l'Italia ha sottoscritto insieme a circa 170 paesi, ci dice che noi abbiamo diritto a tutte le informazioni che sono disponibili sulla qualità dell'ambiente nel quale viviamo, ma abbiamo diritto a questa conoscenza non solo per la conoscenza in sé, ma perché noi possiamo agire, perché noi possiamo compartecipare consapevolmente a creare un ambiente più desiderabile. Quindi la conoscenza ha un valore in sé, ma anche un valore perché sia applicata. E questa è una dimensione riconosciuta in cui si esplica questo diritto di cittadinanza scientifica. Poi c'è una dimensione sociale. Già all'inizio del Seicento Francis Bacon diceva che la scienza non deve essere a vantaggio di questo o di quello, ma deve essere a vantaggio dell'intera umanità. Ecco, questa idea di Francis Bacon deve essere, come dire, introiettata dalla società italiana, europea, mondiale. La scienza, le conoscenze scientifiche devono essere a beneficio dell'intera umanità e non di sue singole parti più o meno grandi, perché i benefici devono ricadere su tutti. La dimensione politica è appunto il voler dire la nostra, formulando leggi, norme, condizioni, vincoli sull'utilizzo di strumenti medici, definire come costruire un ambiente desiderabile e così via.
C'è una dimensione economica. Tutti noi abbiamo diritto a utilizzare le conoscenze scientifiche, le nuove conoscenze scientifiche, per come dire, migliorare la nostra condizione economica, per stare meglio anche da un punto di vista economico. A questo aggiungo una quinta dimensione, che è la dimensione ecologica. Cioè noi abbiamo, che appunto ci riporta alla Convenzione di Aarhus, noi abbiamo il diritto-dovere di avere tutte le informazioni possibili sull'ambiente, perché vogliamo creare un ambiente globale che riguarda la Terra che sia desiderabile. Pensate ai cambiamenti climatici. Chi decide se contrastare o meno i cambiamenti climatici in atto, indotti dall'uomo? Ebbene, lo decidono ovviamente i governi e quindi la democrazia nella sua come dire, dimensione rappresentativa, ma lo dobbiamo decidere anche noi. L'opinione pubblica è una superpotenza mondiale che vuole e deve dire la sua in merito ai cambiamenti del clima, perché riguarda la vita stessa nostra, soprattutto dei nostri figli, dei nostri nipoti, delle generazioni a venire. Tutte queste dimensioni, tutte queste cinque dimensioni, sono dimensioni molto pratiche, molto tangibili, di questa domanda crescente di compartecipazione, di diritti di cittadinanza scientifica. Questi diritti di cittadinanza scientifica possono essere soddisfatti, quindi la democrazia della conoscenza può essere soddisfatta solo se c'è una buona comunicazione della scienza, solo se la comunicazione della scienza acquisisce il fatto di non essere più un orpello, qualcosa che non ha un impatto immediato sulla società, ma solo mediato, mentre invece la comunicazione pubblica della scienza ha un impatto immediato sullo sviluppo della scienza, sullo sviluppo della società nel suo complesso, e la rende più o meno democratica. Perché la società della conoscenza, così come si sta storicamente sviluppando, non è poi così democratica. Per fermarci al solo dato economico e sociale, come dicono alcuni premi Nobel, tra cui Stiglitz, la società della conoscenza è piena di promesse infrante, di promesse non mantenute. La società della conoscenza fa sì che il mondo sia ricco come non è mai stato, l'umanità sia ricca come non è mai stata, ma fa sì anche in questo momento che la disuguaglianza sociale sia al suo massimo livello. Non c'è mai stata una così grande disuguaglianza. Ecco, una società democratica della conoscenza è una società in cui i benefici della conoscenza e i benefici della scienza siano meglio distribuiti. E la comunicazione della scienza, anche da parte di noi professionisti, gli scienziati, giornalisti scientifici, scrittori, tecnici che operano, deve essere tale, la comunicazione della scienza deve essere tale da aumentare il tasso di democrazia nella società della conoscenza. Grazie.